ereditare la chiesa, ha creato un'opera pia e quindi questi se la sono attaccati al dito, una fondazione che ancora oggi è presente ed è efficiente perché conoscendo gli uomini ha fatto una struttura societaria stupenda. Ha detto chi è quell'uomo che non ruba? Nessuno. Ognuno di noi se non ha controllo prima o poi qualcosa lo combina, magari non ruba ma ci mette l'amante, il nipote, il parente, quello che... Allora lei ha detto benissimo, a gestire questa mia fondazione metto alternativamente a presiederla la più alta carica del clero di Torino, quindi l'arcivescovo, 3 anni dopo il presidente della Corte d'Appello, cioè la più alta carica della magistratura. Due poteri che sconfliggono perché... Confliggono da sempre. Poi non è